ci ritroviamo pensosi oggi, ma anche, come ha detto, e lo ringrazio, il parroco di Boves, con tanta gioia, con tanta luce. Questa luce che, come sempre avviene quando c'è il vento che porta via tanto inquinamento, che ci aiuta a vedere con più chiarezza. E oggi vediamo tutti con più chiarezza. Quella luce che sono state portate da coloro che direttamente sono stati colpiti dalla violenza. Luce che anche è sempre stata accesa nei loro cuori, perché la vendetta e il rancore non vincesse mai. Venendo qui e visitando anche spiritualmente tutti i luoghi dove in quei terribili giorni si è consumata la violenza fratricida, a Bergana, Cadotto, Cabeguzzi, Cazzermino, Scope, Caprara, Casaglia, Creda, Pioppe di Salvaro, Poggio di Casaglia, Poggio Veggio, Pozza Rossa, Stecola. E siamo aiutati da Monsignor Gherardi, che con intelligenza e tanta umanità ci ha fatto conoscere le tante querce. Caro compagno di cammino che ricordiamo a 20 anni dalla sua scomparsa e che ci aiuta a ricomprendere le antiche memorie liturgiche con le recenti testimonianze di martirio. Risaliamo con lui per essere Chiesa che custodisce questo tesoro con amore, fierezza e comprendendo con intelligenza crescente il suo valore e insegnamento, come chiedeva il Cardinale Biffi. E questa crescita continua ancora oggi e ci chiede ancora oggi intelligenza e amore. Risaliamo per essere Chiesa e anche tutte le nostre comunità oggi sono qui con noi, perché la memoria è di una comunità. E anche perché troviamo qui tutta la comunità cristiana colpita, l'intero popolo di Dio, quel popolo che il Signore sente suo e ci aiuta a sentire nostro. E il gemellaggio tra le nostre comunità e quelle del comune di Boves, unite nella violenza subita e che sarà sottoscritto durante la celebrazione, esprime la scelta di aiutarci tra chiese e sorelle e tra comunità vittime del male, perché siano testimonianza del dolore e luoghi di convinta costruzione della pace. Perché ancora oggi è tanto necessario superare l'infastidito qualche volta, colpevole sempre, silenzio sulle vittime, come le contrapposizioni ideologiche che finiscono per dividere e farci perdere l'unica parte dalla quale dobbiamo tutti collocarci, senza esitazioni e distinguo, quella delle vittime, qualsiasi esse siano. La vittima è l'uomo e in esso in realtà è vittima sempre Dio, che si è offerto come vittima perché l'uomo sia quello per cui è stato creato, che rispetta ed è rispettato perché è immagine di Dio. Le vittime non sono di qualcuno, ma di tutti, e anche affidate ad ognuno. Ed esse ci portano a contemplare Gesù, perché la sua croce ci rende vicini alle tante croci che il male, con la sciocca e colpevole complicità degli uomini, continua a preparare, a fabbricare, a innalzare. È una complicità che ha tanti attori, consapevoli e non, attivi e passivi, identificati o ben nascosti nel grigio della folla o della burocrazia, silenziosi o urlanti nel crucifiggio, seminatori lontani di odio o volenterosi carnefici, spettatori che minimizzano i pericoli o giudici che tramano e condannano l'innocente. In questo luogo santo, perché santa è la terra sulla quale è stato versato il sangue innocente, sentiamo così necessario
Oggi spezzare i legami con il male e disarmare i cuori e disinquinare il mondo da tanta cattiveria che prepara sempre la violenza. Davanti a tanto dolore appare un insulto conservare parole di disprezzo per l'altro, armare i cuori usando parole di odio che diventano veleno, fatto grave per tutti, ancora di più se usate da chi ha responsabilità pubbliche. Sentiamo, aprendo il libro della vita dove sono scritti i nomi delle tante vittime, il rifiuto per ogni violenza e ignoranza dell'altro, mettendo sempre prima l'uomo qualunque esso sia, e mai accettando che le differenze giustifichino abbandono, disprezzo o violenza. Prima è l'uomo, senza etichette, senza graduatorie, unica categoria che libera dalle tante categorie che pensiamo possano giustificare il seme della divisione. E iniziamo sempre da chi è più fragile. Quell'orgia di sangue ci rivela anche una preparazione, perché epifania del male, ma anche una preparazione di quell'orgia. Vorremmo ricordare le vittime una per una, ascoltando la sua storia unica, cosa provava, imparando a piangere con lei e per lei, soffrendo per l'ingiustizia degli anni rubati e per il dolore provato, capendo la disperazione di fronte a tanto male, la voce soffocata che continua a confidarci le ultime volontà, il testamento di quella vittima, che è sempre difendere dal male, amare la vita e la pace. Ecco, ogni volta che veniamo qui ci viene affidato il loro messaggio. E sentiamo tanto la responsabilità di trasmettere il loro testamento che ci è stato affidato, perché chi viene dopo possa conoscerlo. E queste lampade che saranno consegnate ai giovani dalle vittime è davvero come affidare un testamento perché possa indicare a tutte le generazioni e alle giovani generazioni un impegno fermo per la pace e contro la violenza. Questo luogo ha tanto aiutato la Chiesa di Bologna a ritrovare se stessa, i suoi figli, che si sono fatti tutt'uno con la loro comunità, con l'entusiasmo e la generosità di Don Fornasini. Ricordo soltanto lui, ma per ricordare tutti, mi ha colpito da cui traspariva già dai suoi occhi, come ricorda Monsignor Luigi Bettazzi, la generosità e l'entusiasmo. Ricordo lui, ma con lui tutti, quelli più conosciuti e tutta la comunità, perché è una chiesa che vuole essere madre, che non abbandona, che tutti ama e raccoglie, che protegge. Scriveva Fornasini, la fontana zampilla dal luogo nascosto, la carità deve scaturire da un cuore umile, che non cerca il rumore del mondo. La fontana è accessibile a tutti, senza eccezione. La carità la si deve usare con tutti, anche con i nemici. La fontana, una volta scaturita, non cessa mai. La carità non deve illanguidirsi, ma continuare sempre nelle opere di misericordia. L'acqua della fontana è limpida e pura. Così la carità non deve tollerare miscugli, ma deve avere per fine il puro amore di Dio. Il testamento di queste parole, ma il testamento della sua testimonianza e di tutta la comunità, di tutte le comunità che hanno vissuto il male osceno della cattiveria e della violenza degli uomini. Diceva delle parole povere, ma coloro che lo ascoltavano dicevano di lui bastava più la parola povera che quella più perfetta, raccontava un testimone. Dette la vita per tutti per salvarli. E se c'è una preparazione del male, e c'è, c'è anche dell'amore. Pregava tanto Don Fornasini e così preparava la sua forza e dava forza agli altri. Poi, mi ha colpito, preparava l'amore come il biblico Tobia lavando i cadaveri. E non aveva paura di andare, eh? Li vestiva, li portava al cimitero,
ultimo asilo di pace in momenti di tanta crudeltà. Preparava il futuro, andando ovunque per liberare i prigionieri, con insistenza, andando a cercare di convincere i diversi comandi tedeschi, pagando per il riscatto e vendendo le bestie della stalla del beneficio. Ecco come si prepara la pace. Qui, come comunità, ripensiamo la nostra fede, invitati ad una chiara scelta evangelica: essere artigiani di pace, riparatori di odio, sminatori di tanto pregiudizio, capaci di trasformare le lance in falci e di far stare assieme il lupo e l'agnello, anzitutto nel nostro cuore, perché non si è artigiani di pace se non si è in pace. E non possiamo essere delle comunità e non possiamo vivere in comunità di pace se non la viviamo tra di noi. Non è questo un impegno d'anime belle, ma la scelta consapevole, ferma, di una comunità e di cristiani che con tutto se stessi lottano contro le complicità del male, seguendo il Signore che si fa vittima per liberare gli uomini e il mondo dal male. Ognuno può costruire un pezzo di pace. Se la guerra a pezzi è ad ognuno è affidato costruire un pezzo di pace, mai insignificante, riparando con l'amore quello che l'odio e la violenza rovinano. Dobbiamo essere dalla parte del povero Lazzaro, sempre, e preparare per lui quello che può essere il suo, ma certamente può essere anche per noi il paradiso. Perché solo amando gli inferni sulla terra, non scappando, riconoscendoli, andando, difendendo le vittime, possiamo trovare quello che cerchiamo nelle cose e nel benessere individuale, ma che troviamo solo nell'amore, perché di questo tutti abbiamo bisogno. Di un gesto di amore che solo accogliendo il povero Lazzaro, perché nostro fratello, troveremo per noi. E si vince anche solo accogliendo un uomo e salvando un uomo, si vince un intero inferno. Questo è essere artigiani di pace. E la pace non è una parte della Chiesa, ma è la scelta indispensabile di tutti i credenti, chiamati a disarmare i cuori, gli occhi, le mani, tutti i sensi, per stare dalla parte di colui che è la pace, per raccogliere il testamento delle vittime. Le querce di Montesole ci aiutano ad avere memoria, le querce di Boves ci aiutano ad avere memoria, ad essere memoria noi e a stare dalla parte delle vittime, costruendo la pace ed essendo uomini di pace, vincendo l'inferno dei tanti poveri Lazzaro, cominciando oggi con la nostra scelta a donare a loro e a noi un po' di paradiso. Pregava Gherardi: Cristo, Figlio del Dio vivo, pietà di noi. Vergine del Giglio dell'Ulivo, intercedi per noi. Beati martiri di Montesole, aggiungiamo beati martiri di Boves, beati martiri di ogni inferno preparato dagli uomini, pregate per noi.